Un drammatico incidente si è verificato questa mattina a Genova. Una donna di 34 anni è morta dopo essere stata travolta da un tir mentre era a bordo del suo monopattino. È successo intorno alle 8:30 di oggi, lunedì 8 febbraio, a Marassi. In base ad una primissima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, l'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Monticelli, via Ferreggiano e Corso De Stefanis. Al vaglio degli inquirenti la dinamica del sinistro mortale. L'autocarro potrebbe aver urtato la giovane sul mezzo elettrico facendola cadere a terra, ma un'altra ipotesi è che la vittima sia caduta e che il mezzo pesante l'abbia investita. Per la donna non c'è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Dalle prime testimonianze raccolte, tra cui quella di un pensionato che avrebbe assistito alla scena, pare indossasse il casco. A quanto pare aveva appena portato i figli a scuola, ha spiegato il marito arrivato dopo circa un'ora sul luogo della tragedia, come riporta Genova 24. L'uomo italiano che era alla guida del tir è risultato negativo all'alcol test dopo essere stato interrogato dagli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, è stato lasciato andare.